Grazie Presidente. Sì, effettivamente si tratta di due mozioni che in qualche modo danno l'idea della visione di città che stiamo per presentare, grazie a tutta una serie di rilievi che abbiamo fatto negli ultimi mesi. La prima mozione tratta del nuovo piano di assetto di Piazzale Ovest, stazione di Burtina. Come sapete, abbiamo ereditato un progetto che non solo ha dovuto tener conto del vincolo che ultimamente è stato posto sul centro ittiogenico, al centro del piazzale, ma che non teneva conto assolutamente del fatto che la stazione di Burtina, nonostante sia comunque venga da un progetto comunque di un certo rilievo, di una certa caratura, è una stazione ovviamente che rappresenta probabilmente l'hub italiano più importante relativo ai treni ad alta velocità, quindi non aveva senso assolutamente il progetto che è stato realizzato e che ovviamente proprio per evitare contenziosi è stato comunque mandato in gara, un progetto che era relegato a un mero ridisegno della viabilità con spazi verdi di risulta. Quindi il mandato che abbiamo dato è stato quello di invece cominciare a pensare lo spazio connesso alla stazione come uno spazio, una piastra pedonale che contenga tutti i servizi, ovviamente correlati all'intermodalità e ovviamente a un ridisegno che sia funzionale anche a quello che sarà l'attestamento della nuova connessione tram relativamente al progetto già inserito del PUMS di connessione con la rete tram esistente al Verano. Quindi, diciamo, per quanto riguarda questa prima mozione, stiamo cominciando già a definire quello che sarà comunque uno degli episodi più importanti della città, che legato alla seconda mozione, che invece tratta per la prima volta anche qui Roma Capitale, tratta come dire, il punto di chiusura rispetto a un percorso, devo dire, quarantennale rispetto al famoso sistema direzionale orientale. Tutti ricorderanno questo famoso sistema che doveva servire nel piano regolatore generale del 1964 a decentrare tutta una serie di attività, non solo pubbliche, comunque importanti, mai realizzato. Era addossato ovviamente sulla dorsale Togliatti e comprendeva conseguenzialmente tutti i quartieri che dal Tiburtino, quindi da quello che era già a suo tempo la stazione di Tiburtina, arrivava fino a Via Casilina, comprendendo delle parti che ovviamente ad oggi sono ancora interessate dal proseguo della via verso la Tuscolana. Ecco, allora, con questa ulteriore mozione, oltre al fatto di dare mandato ai nostri tecnici per poter anche qui andare a ridefinire il piano che è in attuazione, già in attuazione, ma in attuazione soltanto per quello che riguarda la realizzazione della rete viaria sulla parte alta dello sdoppio Tralata, ovviamente diamo mandato per andare a verificare sia tutti gli strumenti attuativi, sia ovviamente anche i costi finora sostenuti, perché vogliamo avere una contezza precisa di quanto è stato realizzato fino adesso, proprio perché vogliamo, come abbiamo sempre detto, come abbiamo sempre promesso anche ai cittadini, evitare di andare in continuità amministrativa con qualcosa che in passato, comunque quando non eravamo noi a governare, rappresentava comunque un forte elemento di critica. Unitamente, e qui sta un punto di forza notevole, di discontinuità notevole rispetto al passato, unitamente alla ridefinizione quindi anche della parte dello SDO legato a Pietralata, stiamo dando mandato agli uffici di stralciare tutte le previsioni edificatorie legate allo SDO comprese nelle aree non di Pietralata, quindi parliamo delle aree a ridosso della Prenestina e della Via Casilina, dove è nostra intenzione, anche in funzione del fatto del bassissimo rapporto che c'è in questa parte di Roma Est relativamente ai metri quadri di verde per abitante, un rapporto che non è il più basso solo di Roma, ma è tra i più bassi d'Europa ed è anche correlato, no, è in qualche maniera connesso invece al
grande rapporto che c'è tra abitante e realizzazioni urbanizzate e cemento. Quindi andiamo a dire molto semplicemente che tutto quello che ad oggi è rimasto inedificato, compreso il verde, scusate, che non ha destinazione a verde pubblico, venga inserito all'interno di un piano particolareggiato che abbia lo scopo di chiudere la cosiddetta cintura dei parchi di Roma, quindi andare a realizzare un sistema a verde che comprenda i parchi piccoli, per carità, esistenti, ma molto, molto ridotti rispetto a quello che è, appunto, ripeto, il rapporto con gli abitanti residenti, i parchi di Villa Gordiani e i parchi di Villa De Santis, quindi stavo dicendo un piano particolareggiato che comprenda queste aree verdi, le aree verdi non edificate, quindi parliamo di tutte le aree verdi a ridosso di Via Teano, parliamo delle aree verdi dell'ex comprensorio Casilino, quindi la parte di verde che attualmente è interessata in parte dal deposito della metro C, ma anche la parte di verde che è interessata dal vecchio teatro oramai dismesso sfocia su Viale della Primavera, e le parti di verde ovviamente che sono a ridosso di Via Prenestina, che quindi sono in connessione con quella che è una delle realtà più belle di questa città, che è il parco dell'ex SNIA Viscosa, il quale a sua volta potrebbe diventare un elemento di porta, di accesso, di testata rispetto a questo elemento, appunto, attrezzato, a questa articolazione di verde attrezzato, grazie anche alla spina di verde che è compresa tra l'autostrada e la 24, che a sua volta consentirebbe di unire questo sistema con i due sistemi di Tor Cervara in basso e il sistema della valle dell'Aniene in alto. Dall'altra parte, ovviamente, il tutto è connesso al resto dei parchi urbani di Roma tramite il parco di Centocelle, e da questo ovviamente tramite il parco degli acquedotti, il sistema della Caffarella e il sistema dell'Appia, a fare il giro passando ovviamente per il sistema della Valle dei Casali, il sistema di Villa Panfili, il sistema ovviamente del parco del Pineto, di Montemario, di Villa Ada, appunto per riconnettersi poi chiudere la cintura con la Valle dell'Aniene e Tor Cervara. Chiude il tutto l'anello inferiore ovviamente con tutti quelli che sono le porzioni di verde, soprattutto a destinazione agricola, che sono a ridosso del sistema di via Tobaggi. Ecco, quindi con questa seconda mozione andiamo a caratterizzare quello che deve essere un indirizzo per la realizzazione di questo piano particolareggiato, che per la prima volta comincia a dire ai cittadini che Roma Est dovrà avere la stessa, chiamiamola banalmente, quantità di verde che hanno gli altri abitanti di Roma nei quadranti ovest, nord e sud, perché semplicemente perché le tasse che pagano gli abitanti di Roma Est sono uguali alle tasse che pagano tutti gli altri abitanti di Roma, e ci sembra, oltre al fatto l'esigenza di chiudere appunto un anello, un sistema dei parchi, ci sembra anche giusto che vengano considerati i cittadini e trattati con la stessa quantità e dotazione di servizi, a partire proprio dal verde pubblico. Grazie.